Sin dall'età di 5 anni. Da Rinitente al Sentire a cura di VB. 25 anni fa frequentavo il cerchio medianico K e conobbi Emmaus, lo pseudonimo col quale lo strumento attuale del cerchio d'oro difende la sua vita privata e professionale. Non ricordo quanto durò questa frequentazione. Ricordo però che Emmaus si allontanò da quella situazione. Probabilmente impaurito da una così stretta vicinanza con i piani di esistenza più sottili. Emmaso mi disse che sin dall'età di cinque anni aveva forti richiami dall'oltre che rifiutava costantemente per paura. Dopo alcuni anni, Emmaso mi telefonò chiedendo notizie della mia attività, e io gli dissi che a casa mia si riuniva un cenacolo che in quel momento era agli inizi e che chiamavamo punto F. Mi chiese di partecipare e venne un sabato. Mi sembrò alquanto scettico e scomparve di nuovo. E Mosso mi richiamò due anni dopo, sempre di sabato, e mi disse che, mentre si accingeva a telefonare a un'altra persona, vide sul telefonino il mio numero e sentì forte il bisogno di chiamarmi. Io gli dissi che a casa mia non si riuniva più il punto F, ma leggevamo brani di vari insegnamenti spirituali. Il futuro strumento del cerchio d'oro venne quel giorno stesso, e da allora mi chiamò più volte per cenare insieme e parlare di medianità, del suo lavoro e della sua vita. Se passeggiavamo in viale dell'aeronautica, le luci degli alti lampioni si spegnevano quando passavamo. E si riaccendevano appena eravamo passati. Ogni volta Emmaus si sorprendeva del fenomeno che lui stesso produceva e ripeteva che tutta la sua vita era accompagnata da questa fenomenologia legata all'energia elettrica. In seguito, Emmaus frequentò alcune riunioni a casa mia fino a quando l'11 agosto del 2004. Dopo essere stati in una pizzeria, mi disse inaspettatamente, vogliamo provare con il tavolino? Erano le 22 circa ed io rimasi perplesso per l'ingenuità del fenomeno che credevo e ancora credo sia un baggito dell'oltre. Tuttavia consentì e nella prima seduta ci servimmo di un tavolo rettangolare pesante. Eravamo io ed Emmaus e il tavolo non si mosse. Sotto le mani appoggiate sul tavolo avvertì però un formicolio che assomigliai a delle asperità energetiche. Quella stessa sera passammo al classico tavolino alto a tre gambe, che scricchiolò e si mosse leggermente.